Provinz, notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma. Energia solare anche all'Istituto Europa. La provincia di Roma continua a puntare su una scuola pubblica di qualità e moderna. L'energia solare arriva anche all'Istituto Europa a Tor de Schiavi, con un doppio impianto fotovoltaico da quasi 40 kW, per una produzione totale pari al consumo di quasi 25 famiglie ogni anno. È possibile spendere meno e soprattutto meglio, investendo su progetti innovativi che guardano al futuro dei giovani, come sottolinea il presidente Nicola Zingaretti. I tetti verdi della pubblica amministrazione potrebbero essere un grande elemento di modernizzazione dell'Italia, di sviluppo di un'economia fondata sullo sviluppo sostenibile e di risparmio di risorse, ma non tagliando i servizi, ma aumentandone la qualità. I won't need to fall. Oh, if you catch me. Raccolta differenziata per più di 1 milione di persone, ora anche a Fiumicino e Civitavecchia. Continua la rivoluzione ecologica della provincia, che in 4 anni ha portato la raccolta differenziata dei rifiuti da 28.000 a 1 milione di persone. Nei prossimi anni, dal 2012 al 2014, saranno coinvolti anche i comuni di Fiumicino e Civitavecchia, superando il 1 milione di abitanti con il porta a porta. Un obiettivo che è già un successo, come affermano l'assessore all'ambiente Michele Civita e il presidente Nicola Zingaretti. Un successo che è un obiettivo che noi ci siamo dati dall'inizio e che fortunatamente ha visto coinvolte moltissimi comuni, molte amministrazioni, sia di centrodestra che di centrosinistra. Abbiamo dimostrato che fuori Roma è cambiato tutto. Oggi c'è un ciclo di rifiuti moderno, fondato sul riciclo, sul porta a porta, sulla riduzione dei rifiuti prodotti, e questo è stato grazie all'impegno di tantissimi amministratori e di tantissimi sindaci che ci hanno creduto e ce l'hanno fatta. Cento parchi gioco entro febbraio. Cento parchi gioco entro febbraio 2013. È questo l'obiettivo della provincia di Roma per rendere la città più viva con luoghi dove le persone possono incontrarsi. L'ultimo aperto qualche giorno fa è il parco giochi a Cinecittà Est. Sono così 75 i parchi gioco a Roma e provincia. Per il presidente Nicola Zingaretti, infatti, la città non è fatta solo di case, strade e ponti, ma anche di relazioni sociali, punti di incontro e luoghi di aggregazione, per offrire ai cittadini un territorio più accogliente e per migliorare la qualità del tempo libero di mamme e bambini. Musica per la cittadinanza e i bambini figli di immigrati nati in Italia. Musicisti e bande multietniche insieme per chiedere una legge che riconosca il diritto di cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia da genitori immigrati. È questo lo scopo delle iniziative della provincia di Roma e del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, che sostengono il festival Super Sound MEI, che si svolgerà dal 28 al 30 settembre a Faenza, in Emilia-Romagna. Un'occasione per rilanciare la campagna della provincia L'Italia di chi nasce e di chi la ama, che prevede la distribuzione durante il festival di 1000 cartoline indirizzate al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perché si faccia promotore dell'iniziativa, come sottolineato dal patron del MEI Giordano San Giorgi. Faremo questa campagna sensibilizzando gli artisti che saranno al MEI di Faenza dal 28 al 30 settembre, partendo già con numerose adesioni del nostro ambiente. Cito Daniele Silvestri, che ha subito aderito con entusiasmo, per Paolo Capovilla del Teatro degli Orrori, Cisco, Piotte, Sul Sound System, Quinto Rigo, Roberto Angelini e tanti altri artisti. Provinz, notizie, attività ed eventi nella provincia di Roma.